Papa Francesco torna a condannare la guerra, lo ha fatto domenica al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi a disposizione per la pace, ha detto qualche giorno fa, dopo l'inizio del conflitto, il Pontefice, che ha attivato i suoi canali diplomatici per mediare tra le parti.